Cari amici, quando nella mia preghiera o nella lettura trovo delle pagine belle, anzitutto il mio cuore sussulta e me le godo io. Le rivolgo al Signore, me le tengo nel cuore, le rileggo, le prego, ma poi subito mi viene il desiderio di condividerle con voi. E il Signore mi ha fatto così. Quando c'è qualcosa di bello, io lo voglio condividere. E allora vi leggo questa pagina meravigliosa di Sant'Anselmo di Aosta, tratta dal proslogion, che vuol dire in greco colloquio. Cominciamo col segno di croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Orsù, misero mortale, fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni. Lascia per un po' i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in Lui. Entra nell'intimo della tua anima Escludi tutto tranne Dio e quello che ti aiuta a cercarlo. E richiusa la porta, cercalo. O oh mio cuore, di dora con tutto te stesso, di ora a Dio, cerco il tuo volto, il tuo volto, Signore, io cerco. Orso dunque, Signore Dio mio, Insegna al mio cuore dove e come cercarti, dove e come trovarti. Signore, se tu non sei qui, dove cercherò te assente? Se poi sei dappertutto, perché mai non ti vedo presente, ma tu certo abiti in una luce inaccessibile. E dov'è la luce inaccessibile? O come io mi accosterò ad essa? Chi mi condurrà? Chi mi guiderà a essa, sì che in essa io possa vederti? Inoltre, con quali segni, con quale volto ti cercherò? O oh, Signore Dio mio, mai io ti vedi, non conosco il tuo volto. Che cosa farà, O Altissimo Signore, questo esule che è così distante da te ma che a te appartiene? Che cosa farà il tuo servo tormentato dall'amore per te e gettato lontano dal tuo volto? Anela a vederti e il tuo volto gli è troppo discosto. Desidera avvicinarti e la tua abitazione è inaccessibile. Brama trovarti e non conosce la tua dimora. Si impegna a cercarti e non conosce il tuo volto. Signore, tu sei il mio Dio, tu sei il mio Signore e io non ti ho mai visto. Tu mi hai creato e ricreato, mi hai donato tutti i miei beni e io ancora non ti conosco. Io sono stato creato per vederti. E ancora non ho fatto ciò per cui sono stato creato. Ma tu, Signore, fino a quando ti dimenticherai di noi? Fino a quando distoglierai da noi il tuo sguardo? Quando ci guarderai e ci esaudirai? Quando illuminerai i nostri occhi e ci mostrerai la tua faccia? Quando ti restituirai a noi? Guarda, Signore. Esaudiscici, illuminaci, mostrati a noi. Ridonati a noi perché ne abbiamo bene, senza di te stiamo tanto male. Abbi pietà delle nostre fatiche, dei nostri sforzi verso di te, non valiamo nulla senza te. Insegnami a cercarti e mostrati quando ti cerco. Non posso cercarti se tu non mi insegni, né trovarti se tu non ti mostri. Che io ti cerchi desiderandoti e ti desideri cercandoti. Che io ti trovi amandoti e ti ami trovandoti. E così sia.